Viva Radio Libere di Agliana. Ci troviamo questa mattina qui ad Agliana per l'inaugurazione, l'intitolazione di una pista ciclopedonale intitolata a Gino Bartali. Come vedete dall'immagine che c'è alle mie spalle, qui con noi abbiamo la nipote di Gino Bartali, Stella Bartali. Ringraziamo innanzitutto per essere intervenuta a questa manifestazione. E una domanda al volo, così diciamo, come essere la nipote di Gino Bartali? Impegnativo, direi. No, sto scherzando. Diciamo è impegnativo più che altro perché mio nonno è stato un uomo di grandi valori, non tanto come campione intendo, ma come uomo coraggioso che grazie alla sua fede ha saputo veramente lasciare un'impronta nella nostra vita. Per questo devo dire sì, che è impegnativo, perché è di grande esempio sia per me come nipote che anche per molte persone, soprattutto in questo momento. Esatto, come diceva sempre lui, gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare, e in realtà sarebbe proprio così. Cosa ne pensa, diciamo, di queste cose, cioè di intitolare delle piste ciclopedonali a Gino Bartali? Ma io penso che sia un'ottima idea, innanzitutto perché andare in bicicletta fa bene, e in secondo luogo perché intitolarle a mio nonno, magari a queste nuove generazioni, può essere anche di esempio di come lo sport e di come un atto così semplice, andare in bicicletta, possa essere anche utilizzato per altri scopi. Esatto, esatto. Infatti lo scopo è proprio questo, cioè di far capire alle nuove generazioni che lo sport non è solo sport, ma lo sport è stare insieme, è vivere ed avere una vita sana, una vita diciamo fatta di principi come aveva tuo nonno Gino Bartali. Esatto. Stella, ti ringraziamo, grazie del tuo intervento. Un saluto da Romano Domini, Radio Libere d'Agliana. Vi ricordo www.radiolibere.com, potrete vedere una sintesi di questa giornata e l'intervista a Stella Bartali. Grazie Stella. Grazie a voi, buona giornata. Allora, siamo qui con un altro personaggio, un altro sportivo, un altro ciclista che è intervenuto a questa manifestazione, all'inaugurazione di questa pista ciclopedonale intitolata a Gino Bartali. Siamo qui con Tafi, toscano, campione di ciclismo. Tafi, a parte diciamo i discorsi che abbiamo già fatto dell'uomo, della persona, del campione, dello sportivo, di tutti i valori che Gino Bartali diciamo può dare alle nuove generazioni, alla tua probabilmente l'ha dati anche a quelle che verranno, ma parliamo un attimino, il ciclismo com'è cambiato in tutti questi anni? Io ho sentito ieri una cosa, che c'è stato un corridore che ha fatto un test correndo con una bicicletta diciamo tipo dell'epoca su delle strade particolari e facendo un percorso, e non mi ricordo chi è il ciclista, e praticamente diciamo è venuto fuori che ci ha messo di più di quanto ci avrebbe messo Gino Bartali all'epoca. Questo è un bel test che naturalmente deve far riflettere tutti noi. Diciamo che il ciclismo è cambiato moltissimo, le tecnologie stanno facendo passi da gigante, però io sono un tradizionalista e quindi sono orgoglioso di aver fatto parte di quell'epoca lì, un'epoca fatta di tradizioni, di lavoro duro, non per questo che quelli di adesso non fanno lavoro duro, però è un modo di interpretare il ciclismo in una maniera diversa. Mi auguro che questo ciclismo possa veramente riprendere i grandi splendori che aveva prima, perché specialmente qui in Italia stiamo un po' in sofferenza. Io dico che questa sofferenza è dovuta un po' a tutto il mondo che ci circonda, a tutto il mondo super tecnologico che c'è. Prima c'era molto meno. E per me, per esempio, vi posso assicurare che per me ritrovarmi insieme alla mia famiglia e amici la domenica, andare a mangiare un picnic in mezzo a un prato, era un qualcosa di unico, cosa che magari ora alla gente non gliene importa più di tanto. Esatto. Però quello era un punto fermo a cui io ci tenevo moltissimo. Poi dopo veniva anche la corsa, perché la corsa era importante, però questo era bello e mi ha dato quella forza di andare avanti e di arrivare dove sono arrivato. Quindi ci manca un po' il sangue, sudore e lacrime di una volta, la tecnologia dà una mano, ma come abbiamo visto, senza sangue, sudore e lacrime non si raggiungono gli obiettivi. Questo senza ombra di dubbio, perché questo è uno sport molto difficile, uno sport duro, e ti vuol vedere in faccia, e quindi
senza il sacrificio, senza la voglia di arrivare all'obiettivo, questo non può accadere. Quindi bisogna lavorare veramente forte, però sono convinto che piano piano ritorneremo al nostro livello, al livello che l'Italia tutta compete. Non per niente, si dice, 20 anni che un italiano non vince una Parigi-Roubaix, questo ci deve far riflettere, però deve essere soltanto un punto di partenza, e noi abbiamo tantissimi giovani che possono emergere e dobbiamo partire da qui affinché appunto risaliamo la china. Bene, speriamo che le parole di Tafi raggiungano il segno su questo discorso, quindi dobbiamo un pochino ripensare, insomma, a tutto diciamo, il concetto di ciclismo. Ti ringraziamo tanto, ringraziamo per essere venuto per aver partecipato alla inaugurazione di questa pista ciclopedonale intitolata Gino Bartali, e in bocca al lupo per tutte le tue cose, e grazie ancora. Crepi in lupo, e voglio fare complimenti all'amministrazione perché ha scelto il personaggio giusto, il momento giusto, e è veramente un qualcosa di bello vedere che in seno a una comunità, nel centro di questa comunità, esistano appunto questi tipi di piste ciclopedonabili, e deve essere un fiore all'occhiello di tutta la comunità intera. Quindi grazie all'amministrazione, e speriamo di poter vedersi inaugurare qualche altra cosa inerente al ciclismo, ma inerente più che altro anche alla salute e al benessere della popolazione intera. E con queste parole vi salutiamo, grazie a Tafi. Grazie a voi. 28 luglio 1976. Una sentenza della Corte Costituzionale sancisce la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private, purché a diffusione locale. Inizia l'era delle radio libere e finisce il monopolio della radio di Stato. In ogni parte d'Italia fioriscono centinaia di nuove emittenti che danno voce a una parte del paese tradizionalmente ignorata dalla grande emittenza.